piuttosto arduo ricordare la figura di Bettino Craxi nel nostro paese, non fosse altro che per il fatto che pende sul suo capo una sorta di damnatio memoriae, in ragione della quale Craxi deve puntualmente essere delegittimato come corrotto, come distruttore del paese, come il cinghialone a cui venivano tirate impietosamente le monetine. Io credo che il primo gesto di giustizia storica sia sempre quello di una riconsiderazione onesta delle figure del passato. E in questo caso credo che si possa con diritto sostenere che Bettino Craxi sia stata una figura sicuramente migliore rispetto a quelle venute dopo rispetto a lui, per vari motivi. Anzitutto, senza scadere nell'elogio encomiastico, celebrativo e acritico, possiamo dire che con Bettino Craxi vi è stata l'ultima manifestazione di indipendenza nazionale dell'Italia, allorché con l'episodio di Sigonella gli italiani hanno saputo contrapporsi all'egemonia statunitense rivendicando la propria dignità nazionale, la propria sovranità nazionale. Fu l'ultimo episodio prima che l'Italia morisse definitivamente, smarrisse anche sul piano simbolico la propria sovranità, la propria dignità sovrana nazionale. Poi Bettino Craxi, comunque vogliamo giudicarlo, altro aspetto da sottolineare, era pur sempre interno a quella prima Repubblica che, con tutti i limiti che la contraddistinguevano, non di meno aveva una chiara idea del sociale. A ogni latitudine, Partito Comunista, Democrazia Cristiana, Movimento Sociale Italiano, Partito Socialista, al di là delle differenze che pure andrebbero sottolineate, era comunque radicata l'idea del senso sociale, dei diritti sociali, del welfare state, come veniva definito, ciò che appunto dopo il 92, il colpo di Stato giudiziario di Mani Pulite, venne meno. La fine di Craxi, che il popolo italiano continua a celebrare come un evento intrinsecamente positivo, fu in realtà una sciagura per il nostro paese, se consideriamo due aspetti. In primis il fatto che si trattò di un colpo di Stato giudiziario ed extraparlamentare, il colpo di Stato di Mani Pulite, gestito da Di Pietro con la longa manus degli Stati Uniti, che avevano tutto l'interesse, come già dicevo, a rovesciare una forza che ancora aveva i diritti sociali, l'Italia, e che ancora era, sia pure in forme marginali, in grado, la capacità di contrapporsi, di mantenere una sovranità nazionale, vedi l'episodio di Sigonella. In secondo luogo fu una tragedia la fine della Prima Repubblica, in ragione del fatto che aprì il ciclo alle rivoluzioni liberiste, con alternanza fittizia, o se vogliamo con alternativa senza alternanza, che portarono ai governi Berlusconi, ai governi D'Alema, che furono e sono tuttora nelle loro propaggini, Renzi, Monti e quant'altro, del tutto sottomessi al mercato sovrano e alla potenza del dollaro statunitense. Beh, possiamo aggiungere a questa analisi che in Italia è stato commesso un gravissimo crimine intellettuale dal Mani Pulite in poi, come ricordava Diego, gettando fango su quella che è stata l'azione politica ed economica di Craxi, facendola appunto cadere nell'oblio della memoria. Solitamente gli osservatori più attenti tendono a ricordare la figura di Bettino Craxi dal punto di vista della politica estera, come ricordava Diego la crisi di Sigonella, ma ci fu anche l'episodio nell'86 quando Craxi avvisò Gheddafi dell'imminente bombardamento americano, riuscendogli a salvare la vita, perché Craxi fortemente convinto che la dipartita di Gheddafi avrebbe gettato il Mediterraneo nel caos, cosa che oggi sperimentiamo sulla nostra pelle. Oppure quando nell'87, un anno dopo, nel momento della dipartita di Bourguiba in Tunisia, Craxi evitò che i francesi, gli inglesi e gli americani decidessero le sorti della Tunisia, riuscendo a gestire la nomina del futuro presidente e riuscendo a far andare al potere Ben Ali, che poi si rivelò essere un ottimo amico dell'Italia. Oppure si pensi all'appoggio, al fortissimo appoggio di Craxi alla causa palestinese, grande amico, grande sostenitore della causa palestinese, grande amico dell'OLP. Bettino Craxi riuscì a dare un'impronta in politica estera anche in questo.
Oppure si pensi sempre in politica estera al grandissimo ruolo che ebbe Craxi nel periodo finale della sua carriera, quando alle Nazioni Unite si occupò di debito pubblico dei paesi del terzo mondo e tentò di annullarlo. Fallì poi questa sua strategia con la morte di Errausen, che era il più grande sostenitore, di vecchio presidente di Deutsche Bank, il più grande sostenitore di questa tesi, quel punto perse questa grandissima battaglia. Ma io ci tengo a ricordare Craxi dal punto di vista finanziario e in specie riguardo la finanza pubblica, poiché lui trovò soluzioni che, se applicate oggi, potrebbero risolvere gli stessi problemi che oggi appunto l'Italia si trova ad affrontare all'interno dell'iperliberismo odierno, appunto. Ovvero le due soluzioni che Craxi tentò di porre nel momento in cui in Italia vi fu il divorzio tra Tesoro e Banca Italia. Un'altra grande menzogna che si affibbia a Craxi è appunto il fatto che la sua corruzione fece incrementare il debito pubblico. Falso, perché il debito pubblico aumentò nel momento in cui si separarono il Tesoro e la Banca Italia, e allora il nostro debito non era più garantito dal prestatore d'ultima istanza, che era la Banca Italia, ma era affidato al mercato. Nonostante tutto, Craxi, per attirare gli investitori, tentò di mantenere bassa l'inflazione. Ci riuscì per un periodo, quindi attirò gli investitori non aumentando i tassi di interesse a dismisura, ma tenendo l'inflazione a bada. Craxi ebbe un'intuizione forte, ovvero che il mercato non si muoveva in base a quella che era le regole di efficienza della libera economia propagandate dai teorici del libero mercato, ma si muoveva secondo idee politiche, tant'è che questa sua strategia di mantenere bassa l'inflazione durò pochi anni ma fallì. Quali erano queste intenzioni politiche della grande finanza in quel periodo? Era l'internazionalizzazione del debito pubblico, alla quale Craxi si oppose fortissimamente, che ha causato i più grandi problemi all'Italia da Mani Pulite in poi, raggiungendo come apice il colpo di Stato bianco al governo Berlusconi, attraverso appunto la vendita di titoli di Stato massiccia da parte di forze straniere come la Deutsche Bank. Un'altra fortissima intuizione economica di Craxi fu evitare le privatizzazioni, poiché nel momento in cui il processo di privatizzazione fosse diventato irreversibile, avrebbe spazzato via la possibilità dello Stato di creare una sua politica industriale, cosa che poi avvenne dal 92 in poi con le privatizzazioni selvagge dei governi successivi a quelli della Prima Repubblica.